Bene, buongiorno a tutti, sabato 30 novembre 2024, numero 9:30, abbiamo inizio al Consiglio Comunale. Lascio la parola al dottor Iannicca per l'appello. Lancelli, presente. Massa, presente. Zing, si sente giustificato. Ferretti, io sono giustificato. Salvini, presente. Ghidelli, si sente giustificato. Giustificato. Biglietti, presente. Tira, presente. Sommani, presente. Temini, presente. Bravo, presente. Capelli, presente. Bene, come di consueto il punto 1, lettura e approvazione verbale della giunta precedente del 30 settembre 2024 e le deliberazioni della numero 15 e della numero 21. Per cui si deve avere avuto modo di ricevere le copie delle deliberazioni, se qualcuno ha risolto. Volevo solo fare una precisazione. Allora, in merito all'esame e approvazione del piano di diritto allo studio, e avevamo parlato con la consigliera Salvini. E quindi è stato verbalizzato che il consigliere Salvini risponde alle mie domande, che è stata richiesta dalla dirigente scolastica il cambio dell'orario. E io sono andata in segreteria qui alle scuole e nel punto 9 di questa lettera c'è scritto che era su proposta dell'amministrazione comunale. Io ti avviso di questo. Allora, nella delibera che io ho visionato e ho preso appunti, c'è scritto che la dirigente scolastica, su proposta dell'amministrazione, ok? Cambia l'orario. Io vi avviso. Ma sul verbale della scuola c'è scritto un'altra cosa. Anche sul verbale della scuola, anche via chiaro. Tuttavia è cambiato la dirigente, tra l'altro va nel suo ruolo, non più la reggenza, ma una dirigente da ruolo, di ruolo, quindi verrà continuato. Perché non riuscivo a capire perché noi sul verbale esatto. Che è stato detto dalla dirigente, diceva allora dove sul verbale di loro. Ok. Grazie. Comunque sul verbale tutto. Quindi se ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 1, lettura approvazione del progetto precedente. Mi vota a favore? Grazie. Facciamo il punto 2, approvazione e modifica regolamento dei comuni dell'ambito 9 per l'accesso ai servizi. Lascio la parola sui suoi biglietti per la votazione del punto 2. Allora, quella di oggi è solamente una presa d'atto del nuovo regolamento dei comuni dell'ambito 9 per l'accesso ai servizi. Ci sono state pochissime modifiche, ma più che altro delle aggiunte. Come modifiche nella parte dell'allegato 1 hanno solamente specificato che i servizi, per esempio di mediazione familiare, di mediazione linguistica, di sportello psicopedagogico, non hanno nessuna forma di compartecipazione da parte degli utenti. Questo lo si sapeva già, però è stata precisata questa cosa. Altre invece aggiunte, quindi tutti quei servizi che potrebbero essere utilizzati da tutti i componenti del 20 comuni dell'ambito 9 sono per esempio l'articolo 16 mini alloggi protetti che riguarda l'area anziani, non abbiamo noi sul nostro territorio questi mini alloggi protetti, però nell'ambito ci sono. Una cosa molto importante invece per l'area della disabilità, il dopo di noi, che è tutto questo percorso per gli adulti con una disabilità grave per riuscire a rendere un po' più autonomi quando le figure genitoriali o caregiver saranno assenti, e quindi c'è tutto un percorso che viene fatto, quindi viene sottolineata questo progetto e vengono aggiunti per quanto riguarda il disagio adulto il dormitorio e gli alloggi per adulti in condizioni di marginalità. Sono solamente queste le aggiunte che non riguardano in modo specifico il nostro territorio di Puntoreno ma l'intero ambito, e hanno precisato queste tre specifiche rispetto a questi servizi di cui
vi do due dati, nel senso che lo sportello psicopedagogico è quello che c'è da anni nelle nostre scuole e quindi chi di voi ha avuto modo di conoscerlo, comunque è un servizio che è gratuito per tutti i nostri bambini, i nostri ragazzi, ed è gestito dal CRIAF, come anche la mediazione linguistica e la mediazione familiare. Quindi c'è un pacchetto, diciamo, di, per quanto riguarda la mediazione familiare, vado a memoria, circa 5-6 incontri a titolo gratuito, dove vengono svolti presso il servizio sempre del CRIAF, con sede a Ponte Vico, per cercare di sistemare o comunque di aiutare le famiglie in queste situazioni un po' di difficoltà. Questi sono, diciamo, gli unici appunti che sono stati fatti e modifiche o aggiunte. Basta. Questo è quanto. Quindi dobbiamo solamente prendere atto del nuovo regolamento. Grazie, assessore. Ovviamente mettiamo in votazione appunto 2, approvazione e modifica del regolamento dei comuni dell'ambito 9 per l'accesso ai servizi in quota 9. Chi si astiene? Grazie. E per questo punto vi chiedo l'immediata agibilità in quota 9. Chi si astiene? Grazie. Facciamo quindi al punto 3, rinnovo convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive su WAPA, Comuni Bresciani, quindi periodo dall'1/1/25 al 31/12/2032. Con questa delibera rinnoviamo la convenzione con il SUAP, come citato, il portello di attività produttive, affidato al Comune di Carpenedo, che è scadenza 31/12, alle medesime condizioni. Il rinnovo è fino al 31/12/2032. Vista l'esperienza positiva che abbiamo avuto finora con il SUAP e vista che comunque c'è prevista la possibilità di accesso da comunicare entro giugno di ogni anno, che sarà poi effettivo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Pertanto, onde evitare di continuare a prorogare per rinnovare la convenzione, è stata fatta esatto la domanda dei sindaci nel capo del strategico, proposto di rinnovarla fino al 31/12/2032. Altro da aggiungere, se qualcuno vuole intervenire sul punto. Solo che per sentito dire, perché io ho mai avuto che fare con però hanno detto che è decisamente un po' più complessa e farraginosa, un po' come tutte le cose pubbliche del resto, l'accesso al servizio del SUA. Voce è, io non ho modo di, però qualche artigianale sarebbe in difficoltà, ma io non so se hai difficoltà derivate da forme del meccanismo informatico perché è diffusa la verità e o altro, perché qualche difficoltà. C'è un sito dove effettivamente c'è su tutto e quindi bisogna un attimo avere qualche competenza per poter fare un attimo. Comunque nella trasparenza di un sito che contiene diverse informazioni. Il suo comunque dà la possibilità di andare in loco piuttosto che telefonare solo per ricevere elementi e informazioni, pertanto ci sono anche altri libri, non sono unicamente il sito informato. Normalmente comunque è una piattaforma utilizzata dai professionisti, difficilmente una persona fisica si appartingua allo sportello unico di attività produttive, sono poi sempre commercialisti o consulenti che vengono delegati per dalle variazioni e altro, quindi se l'ha sentita vuol dire che qualcuno ha avuto difficoltà e non solo se c'è un pochino di supporto anche qua l'ufficio tecnico, eventualmente se qualcuno ha difficoltà non so se dipende sempre dalla pratica, perché talvolta è in commissione a una determinata pratica, quindi incarica un professionista che poi si muove tramite sua, però insomma gli uffici sono sempre di mettiamo quindi in votazione il punto 3, il nuovo della convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive sua. Chi vota a favore? Grazie. Passiamo al punto 4, ratifica di deliberazione giunta comunale numero 130 del 28/10/2024 riguardante variazione di urgenza bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Questa è la ratifica appunto della deliberazione di giunta comunale, dovevamo entro il 31 ottobre 2024
definire e restituire alla tesoreria dello Stato l'importo di 277 euro non utilizzato per gli amministratori, perché il nostro consiglio comunale non ha il presidente, essendo il sindaco il presidente stesso. Abbiamo provveduto allo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2024 e 13.000 euro per l'anno 2025 in emergenza per l'inserimento in una struttura di un anziano residente nel territorio comunale. L'anziano è entrato in struttura per solo 2-3 giorni, da cui si è deceduto, quindi questa spesa poi non verrà utilizzata, insomma, destinata. Ai tempi non si sapeva ancora. Dopodiché abbiamo inserito bilancio in entrata e anche in uscita la quota di 20.000 euro di un contributo regionale che abbiamo preso non come Comune di Gottolengo ma anche il Comune di Gambara. Per quanto riguarda Gottolengo era già tutto definito bilancio, per quanto riguarda Gambara non era stato definito perché non si sapeva se avrebbero preso o meno contributo, l'hanno preso anche loro. Noi siamo il Comune capofila, quindi abbiamo un ingresso di 20.000 euro e in uscita 20.000 euro per i trasferiti al Comune di Gambara. Il bando era quello per la polizia locale, il supporto per la strumentazione tecnica, le sorveglianze. Dopodiché, da segnalare, abbiamo anche il pagamento a saldo e stralcio dei 7.000 euro che doveva essere fatto entro il 31 novembre 2024 per alcune fatture in sospeso che c'erano nell'anno 2016, per cui ci sono stati diversi incontri tra l'ufficio ragioneria e AIA, pagate, non si capiva, non si riusciva a trovare una quadra sia nei nostri numeri sia nei loro numeri. Dopodiché potenza pubblica, scusa, non ho capito, pubblica. Dopodiché il segretario è stato incaricato di trattare con Alba, vista anche la lungaggine dell'operazione in vari punti, e siamo riusciti a ottenere il saldo straccio con 7.000 euro, che c'è 19 che loro preso che guarda. Questa è stata sarebbe troppo lungo. È stata una cosa infinita del 2016, sì. Appurata poi da quando si è effettivamente aperta la questione, forse qualcosa di più. E questa era la variazione d'urgenza. Se qualcuno volesse intervenire, altrimenti mettiamo in votazione il punto 4, ratifica della deliberazione comunale di giunta comunale 130 del 28/10/24, chi vota a favore, chi si astiene. Grazie. Passiamo ora alla variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Entro il 30 di novembre, il 30 di novembre è la data ultima per poter fare l'ultima variazione di bilancio. Sono state vedute le entrate e le uscite di bilancio, sentite le varie esigenze degli uffici e fatta una proiezione di spesa da qui a fine anno. Pertanto si provvede a fare le opportuni aggiustamenti contabili, sono solo degli aggiustamenti contabili, quindi ho delle entrate, maggiori entrate e entrate vanno a coprire dei capitoli di spesa che magari non erano coperti con altri. Quindi sono semplicemente degli aggiustamenti contabili, non sono state fatte le varianze in particolare. Su questo, se qualcuno volesse intervenire, altrimenti metto in votazione il punto 5, variazione bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Grazie. Sì, allora, la votazione. Chiedo prima l'immediata esecuzione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Che è arrivata dalla Corte dei Conti di allontanarci completamente da queste approvazioni, anche di variazioni minime che riguardano il bilancio, quindi di votare a sfavore almeno, insomma, sicuramente. La nota di 2.7? Sì. Non è che una nota che dice che va tutto bene, ma ce l'ha. Sì. Comunque non per fare. Ci arriviamo. È nostra facoltà votare a sfavore del bilancio.
normale, insomma, siamo chiaro così. Passiamo al punto 6, variazione del programma triennale dei servizi e forniture, anni 2024-2025-2026. Abbiamo dovuto variare il programma triennale dei servizi e forniture perché abbiamo inserito i 6.000 euro del nuovo contributo PNRR riguardante lo Stato civile che deve essere fatto entro il 24 di novembre. La normativa PNRR bisogna prevedere l'inserimento nel triennale, ogni fondo PNRR sapete va inserito nel triennale. Quindi abbiamo fatto una delibera di giunta che ha dato mandato agli uffici ed è stato fatto domani di contributo, non abbiamo ancora l'esito, però insomma questa è l'idea per ricevere il contributo. Se qualcuno vuole intervenire, altrimenti entriamo in votazione. Il punto 6, variazione del programma triennale dei servizi e forniture. Vota a favore, chi si astiene, chi vota contro. Grazie. Anche per questo ti chiedo l'immediata disponibilità, chi vota a favore, chi si astiene e chi vota contro. Grazie. Infine arriviamo al prima citato punto 7, comunicazione del sindaco in merito alla comunicazione numero 1981 del 39/2024 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la comunità. Quindi la Corte dei Conti ha provveduto a effettuare controlli sui questionari relativi ai rendiconti 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e la revisione delle partecipate al 31/12/2022. L'esito è positivo, pertanto prevedono l'archiviazione con 3 raccomandazioni. Vi leggo la nota per intero. Il magistrato istruttore dottor Francesco Testi, visto i questionari trasmessi dall'organo di revisione del Comune di Gottolengo relativi ai rendiconti 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, redatti ai sensi dell'articolo 1,166 successivi, legge 266 del 2005, le relazioni dell'organo di revisione sui conti e sui consultivi, la deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 30/12/2023 e relativi allegati, considerato che non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale, comunica l'esito dello stato degli atti delle verifiche svolte su questionari relativi al consuntivo 18/19/20/21/22 e sulla revisione ordinaria delle società partecipate posseduta al 31/12/2022, disponendo dell'archiviazione. Fanno 3 raccomandazioni e la prima, monitorare attentamente la gestione dei residui, stante la presenza nelle scritture contabili dell'ente, di residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti al 2019. È vero che abbiamo uno stock alto di residui antecedenti al 2019, ma abbiamo anche un FCDE che garantisce la copertura di questi residui. Pertanto possiamo far fronte a eventuali limitate, però questo deve essere verificarsi, quindi non riuscire a recuperare questi soldi. Attenzionare al ricorso alle anticipazioni di tesoreria, in quanto il ricorso continuativo a tale forma di finanziamento può essere indice di una persistente e grave crisi di liquidità. Per quanto riguarda questo punto, noi negli ultimi anni non abbiamo mai avuto accesso a anticipazioni di tesoreria, è stata fatta un'anticipazione nel 2022 pari a 38.000 euro, negli anni precedenti non è stata fatta, la raccomandazione che loro fanno giustamente, è stata fatta poi un'altra anticipazione nel 2023 dovuta però agli anticipi che noi abbiamo dovuto fare in seguito esatto dei fondi PNRR e dei soldi che infatti non ci entravano dallo Stato, quindi loro raccomandano di stare attenti su questa cosa e noi sappiamo il motivo per cui siamo andati in anticipazione di cassa, di tesoreria, quindi di fatto come sempre si misura il sintomo, bisogna capire anche. Nel 2018 e 2023 avete richieste? Nel 2023 per 3 giorni tra l'altro solamente 38.000 euro. E nel 2018? No. Ho parlato solo nel 2022. Scusa, 2022 38.000 euro per 3 giorni. 2023 qualcosa di più di 400.000 circa per tutti però la questione PNR, quindi abbiamo un motivo. E dopo con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni dirette e indirette possibilmente proseguire con l'attenta ricognizione delle partecipazioni societarie, verificando sistematicamente i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016. Quindi di fatto è una nota estremamente positiva.
sì. Allora, poi c'è stata una segretaria che si occupa di comuni, certo. Non incarichiamo, spiegate, aspetti, cerchiamo di capire cosa che seguo di un po', cioè possiamo dire quello comunque di avere qualche dubbio, altrimenti non stavo qua. E comunque poi c'è nell'ultima delibera di giunta un'anticipazione di tesoreria per esercizio 2025, che non è oggetto del presente consiglio. La Corte dei Conti ha ricordato, come dice, di verificare su indicazione, sulla relazione del revisore dei conti. Il revisore dei conti ogni anno a fine gestione, quando fa il rendiconto, fa una relazione sull'andamento sia di cassa che di competenza, ovviamente, direttamente alla Corte dei Conti, perché il ruolo del revisore è diventato quello di essere il funzionario di questo termine della Corte dei Conti sul territorio. Dopodiché, che cosa succede? La Corte dei Conti a Milano verifica queste relazioni. Se ci sono delle tematiche problematiche, convoca il sindaco e il segretario comunale, a volte anche il ragioniere, e chiede perché e approfondisce. E nel caso in cui si ravvisa una mala gestio, allora che cosa succede? Si apre una procedura particolare per vedere se c'è un danno erariale. Ora, una lettera di questo genere l'ha avuto anche il comune di Rezzato, il comune di Borossa, cioè è abbastanza normale e deve essere legata anche al fatto che nel periodo 2019-22 e subito dopo ci sono state tutte le i temi relativi all'emergenza Covid. Quindi che cosa è successo? Che la Corte dei Conti per quel periodo ha fatto degli approfondimenti, soprattutto per vedere che i fondi siano stati utilizzati in maniera molto corretta. Ricordiamoci che in quel periodo molti comuni, non è stato il caso di parlare del comune di Bottolengo, hanno avuto problemi di stabilità finanziaria perché chiudendo le attività, i comuni legati alle attività hanno avuto problemi. E successivamente sono entrati i finanziamenti del PNRR, perché per come sono concepiti vedono che i comuni diventano effettivamente la cassa dello Stato. Per cui se il comune è assegnatario di fondi PNRR deve prima pagare e deve pagare le fatture entro 30 giorni dal ricevimento, se non decade dal finanziamento. Dopo rendiconta e lo Stato rimborsa. Attualmente lo Stato sta rimborsando con dei tempi lunghissimi. Recentemente è stato approvato un ordine del giorno dal Parlamento che impegnava il governo a far sì che i fondi PNRR fossero anticipati nella misura del 90%, poi è stato emesso un decreto legge che ha previsto questa cosa, però per attuarlo saranno necessari dei decreti ministeriali da parte del Ministero delle Finanze, che se la sta prendendo un po' comoda. Okay. Per cui che cosa è successo? Che i fondi PNRR li anticipano i comuni ed è un po' un disastro. È un po' un disastro perché? Perché se io devo, se ho 3 milioni di euro di fondo e io faccio lavori per 2 milioni, devo anticipare 2 milioni. È chiaro che un comune di queste dimensioni che ha avuto circa 5 milioni, giusto per la memoria, capite che è praticamente tutto la parte corrente. È normalissimo andare in avanti con la richiesta di anticipazione di tesoreria e questo succederà ancora anche nel 2025. Ecco perché è stata adottata la delibera, perché si autorizza.
Poi, dopodiché, come dire, per controllando un po' la novità, vi porto l'esempio di Rezzato. Rezzato non ha mai avuto negli ultimi 30 anni la necessità di andare in anticipazione di tesoreria, e quest'anno non è dovuto fare, perché? Perché ha avuto finanziamenti PNRR per 12 milioni, ha lavori in corso per 12 milioni, nell'anno 2024 ha emesso fatture solo sul PNRR di 6 milioni. Capite? Che sono delle volte. No, il problema è questo, che i comuni stanno facendo la cassa. Allora che cosa hanno fatto? È stato consentito alla Cassa Depositi e Prestiti di emettere dei mutui a finanziamento solo di cassa dei comuni a praticamente il tasso di sconto. Cioè la Cassa Depositi e Prestiti, che è un po' il tesoriere dello Stato, ha tanta liquidità, l'ha messa a disposizione come se fosse la BCE, a tassi veramente molto molto modesti per venire incontro. E infatti queste qui sono tutte manovre coperte da leggi che non danno fonte di responsabilità per malagestio. Perché? Perché se per esempio avessimo avuto una situazione strutturale di anticipazione di tesoreria, la Corte dei Conti ci avrebbe già convocato. In passato è successo, qualche comune che si è convocato e dicono: ma come mai voi siete costantemente in anticipazione di tesoreria? Perché, come dire, nelle imprese sarebbe solo un dato nel fido, perché momentaneamente ho dei problemi di liquidità, poi dopo me li risolvo, però se diventa sempre e costante vuol dire che sto andando in fallimento, perché non riesco più a far fronte ai miei crediti. Ecco, quindi direi che è una situazione piuttosto normale quella che coinvolge il comune di Torino. È normale quando si fanno investimenti da 3 milioni di euro, nel senso che se si fosse scelto di fare un investimento da 1 milione di euro su determinate opere pubbliche, ovviamente si sarebbe meno in difficoltà. E non farli, non fare investimenti. Allora, tra non fare e fare 3 milioni di mezzo, c'è qualcosa di cui sarebbe stato utile discutere. Grazie, Consiglio Comunale, grazie.